Ma buonasera, miei piccoli geni. Eccoci qui in un altro unboxing. Cosa ci sarà qui dentro? Vabbè, tengo a precisare comunque che quello che faccio vedere nei miei video non sono cose che mi mandano, perché io non recensisco cose che mi fanno schifo, ma sono cose che compro dopo magari un'accurata documentazione sui prodotti che ci sono. Allora, intanto apriamo. Tanto c'è gente che gli piace solo vedere l'apertura degli oggetti. Allora, cosa ci sarà? Un portafoglio con dentro un sacco di soldi? No. Allora, che c'è scritto qui? A parte Made in China, non tutte le cose in China fanno schifo. Allora, Bugs Martel Electronics Accessories Organizer, scusate, non so parlare in lingua inglese. Comunque, apriamolo. Allora, sembra carino per essere una. Ecco qua. Bug Smart. Vedete? Portarlo in aereo, in treno, in macchina e in crociera. Allora, praticamente questo qua sarebbe un astuccio per inserire i cavi, i vari cavi USB e altri oggettini tecnologici da inserire in maniera un po' ordinata. Qui abbiamo il solito silica gel. Questo qui, facciamolo vedere bene, è il reparto dei vari cavetti, cavettini, cavettoni. Qui si possono mettere, da quello che si vede, le SD. C'è proprio all'interno qua, per riuscire a vedere, a far vedere, ma ecco qua, vedete? Inserite qui dentro e avete risolto tutto. E qua altri scomparti. Fondamentalmente è carino, è impermeabile nel caso dovesse venire giù non so cosa. Il costo non me lo ricordo, comunque io lascio in descrizione sempre tutto quanto, ve lo faccio rivedere. Guarda che bello, ce ne sono di vari tipi, ma questo qua è quello che mi ha un po' convinta, soprattutto per l'estetica, perché ci vuole anche l'estetica, e poi dentro ci si mette tutto quello che si vuole. Va bene, anche per questo video qua è tutto e ci vediamo in un prossimo video. Se volete, c'è la salvietta che lasciano su Italo, però soltanto per la prima classe, mi raccomando, se siete di seconda non vi danno nulla. Va bene, alla prossima, ciao ciao.